Buon salve people e bentornati nel croccantissimo mare del disagio con il vostro capitano Ruwalker. Torno con un video su Sea of Thieves per esaudire le vostre molteplici richieste, così come regalo per le festività in arrivo. Mi avete scritto in tantissimi in questi mesi per pareri, consigli, dettagli sulle ultime due season, visto che non ho più pubblicato puntate della guida per aspiranti pirati, e come sempre vi ringrazio tantissimo per l'affetto che mi dimostrate, grazie, grazie davvero. Nonostante abbia già trattato la stagione 4 e la stagione 5 in due live dedicate, di cui una pochi giorni fa che trovate qui sopra nelle schede, e dopo aver saltato un recap per la season 4, eccovi un nuovo capitolo della guida per aspiranti pirati con tutto quello che concerne le aggiunte appunto della stagione 4 appena finita e della stagione 5 appena lanciata. Sarà un video lungo e ricco di informazioni, quindi sedetevi, mettetevi comodi, prendete appunti. Detto questo, come sempre, tutti pronti? Andiamo! Eccovi qualche aggiunta della Season 3 che mancava precedentemente nella guida degli aspiranti pirati e che aggiungo ora per completezza. Ci sono state delle aggiunte interessanti inerenti ai nuovi nemici, che sicuramente avrete già trovato, ovvero i fantasmi e i lombrichi oceanici, che se vi schiopperanno vi faranno avere la fiamma verde del traghettatore per il forte dei dannati. I fantasmi, oltre a droppare oro, danno solo fastidio e vi faranno gli scherzoni. I lombrichi invece hanno attacchi variegati a seconda della tipologia e sono anche utili in un certo senso. Quello rosso ha un attacco esplosivo a corto raggio dal quale è meglio stare lontani e scuda i suoi amichetti rendendoli invincibili. Basterà attaccare il lombrico rosso scudato per togliere le difese anche a tutti gli altri. Quello verde scava sottoterra facendovi cucù e caricandovi a testa bassa, quindi state allerta. Inoltre ha un evidente problema di alitosi, ma potete ucciderlo standogli alle spalle mentre vi sommerge con la fiatella, mentre se morirete per il suo effetto potrete avere la fiamma viola per il forte dei dannati. Quello azzurro, oltre a frustarvi con l'anguilla e avere temporanee crisi di identità sentendosi un po' Flash Gordon, vi potrà fulminare se lo attaccherete mentre gli sarete vicini e mentre ha questa palla luminosa in turno, e se schiopperete per il fulmine otterrete la fiamma del fato bianca. Se invece lo colpirete da lontano mentre ha la palla bianca attorno, fulminerà i suoi amici nei pressi e non voi. I lombrichi droppano anche delle gemme dei relativi colori, in maniera del tutto casuale, utili per livellare ma anche per fare qualche reputazione balorda, come la chiamata del cacciatore, che oltre a cibo e pesce cotto accetta solo le gemme e i forzieri riempibili vuoti, che sono un po' i jolly delle reputazioni. Sono state aggiunte anche le sirene, ovvero la versione cattiva dei tritoni, che spammeranno a caso quando sarete in acqua a recuperare tesori per qualsivoglia motivo. Spareranno da lontano col loro tridente e anche a corto raggio sono parecchio fastidiose. Attaccano in branchi e ce ne saranno diverse ondate, fra le quali potrete scorgere anche i signori delle sirene, particolarmente violenti e poco inclini al dialogo diplomatico. Tutte queste sirene, come i lombrichi, se uccise possono droppare gemme delle sirene, siete avvisati. Le altre novità aggiunte dalla Season 4 sono inerenti le treasury e gli shrines, ovvero dei vortici viola a pelo d'acqua che celano sottostanti strutture misteriose. Al di sotto appunto di questi vortici, nelle profondità del mare, vi aspettano mondi sommersi ricchi di tesori, quindi dovrete tuffarvi in acqua e nuotare verso il fondo. Tranquilli, avrete fiato in abbondanza per arrivarci senza annegare. Gli shrines sono luoghi senza nemici dove per arraffare i tesori dovrete fare parecchio parkour e risolvere degli enigmi ambientali a base di statue, bottoni, leve e passaggi labirintici. Le treasury invece sono un evento in stile forte scheletrico dove avrete una serie di ondate di lombrichi oceanici da sconfiggere per poi aprire il vault e beccarvi tutto il malloppone. Presso le treasury e gli shrines ci sono delle statue a forma di tritone dove potrete riporre fino a 20 tesori. Quando la statua sarà piena o avrete finito di razziare, potrete farvi teletrasportare dalla statua stessa in superficie. Lì vi aspetterà un tritone che, non appena gli parlerete, vi consegnerà il bottino caricato precedentemente. Ovviamente in questi eventi sarete sott'acqua, lontani dalla vostra nave che sarà lì ferma e in difesa, quindi evitate di fare uno shrine o una treasury se avete già parecchio loot a bordo. Quindi anziché assegnare qualcuno dell'equipaggio a fare da vedetta, consegnate tutto ciò che avete e andate vuoti a fare la missione sottomarina. Tranquilli, se vi affonderanno il tritone resterà lì e solo voi potrete parlare con il vostro tritone per avere indietro il loot. Treasury e shrines sono sempre attivi e hanno un timer di respawn del loot al loro interno molto rapido. Non ci saranno simboli evidenti globali in cielo come per i forti o per Flame Art. Una buona idea sarebbe quella di andarci a fare un salto quando troverete, in un relitto, fra i barili in mare o casualmente su una spiaggia, una bottiglia azzurra di corallo, simile a quelle verdi che vi forniscono missioni casuali. La missione che vi darà sarà quella di recarvi in uno shrine o in una treasury e recuperare un soffio del mare, ovvero una fiala
scala particolarmente pregiata e remunerativa che troverete alla fine delle vostre sezioni di parkour o nel vault finale, solitamente collocata su un piedistallo, in bella vista. È stata aggiunta anche un'arma, il tridente delle maree oscure. Sarà in grado di scagliare proiettili d'acqua belli violenti e avrà 3 gradi di intensità a seconda di quanto caricherete il colpo. Piccolo e velocissimo, medio e a velocità normale, lento e super distruttivo con danni ad area. Ovviamente non ha colpi infiniti e mano a mano lo scaricherete. Più farete colpi potenti, più velocemente si esaurirà e potrete vedere la carica residua dall'intensità della luce all'interno dei cristalli incastonati all'interno del manico. Eccoci ora alla Season 5, dove c'è stata una serie di succose migliorie. La maggiore è senz'altro quella di poter seppellire il nostro loot. Infatti la pala avrà una azione secondaria disponibile quando sarete nei pressi di un tesoro appoggiato a terra. Potrete seppellirlo e al contempo si genererà la relativa mappa sul tavolo del capitano della vostra nave per ricordarvi dove l'avete sepolto. Questa mappa potrà essere donata ad altri equipaggi o anche sottratta ad altre ciurme e una volta posizionata sul vostro tavolo conoscerete il luogo dove sono stati messi i tesori altrui. Oltre ad essere una bella aggiunta in termini di gioco di ruolo all'interno di Sea of Thieves, potrete recarvi presso un avamposto con la vostra nave e affiggere la mappa sulla bacheca presso il pontile, dove altre ciurme potranno prendere la missione e disseppellirli per voi. Così facendo, una volta che consegneranno agli emissari il vostro bottino sepolto, quella ciurma si prenderà la reputazione relativa, ma al vostro successivo accesso in Sea of Thieves la prenderete anche voi. E in aggiunta, per il vostro bel gesto, avrete un succoso boost di fama, utile per proseguire nella season. Sapevate tra l'altro che potete fare anche gli scherzoni alle altre ciurme seppellendo barili esplosivi, che una volta iniziate a disseppellire si innescano per fare dei trappoloni? Ok, adesso tutti a riempire di mine Sea of Thieves, forza! Ovviamente potrete prendere le missioni altrui dalla bacheca fino a 5 mappe per ogni giorno in game, quindi valutate che mappa prendere in base alla zona in cui siete. Queste missioni personalizzate le trovo molto utili per chi come me ha sessioni di gioco brevi per altri motivi e potrete scegliere quindi la mappa che più si confà alle vostre tempistiche. Inoltre, anche se l'altra ciurma dovesse fallire nel recupero del vostro bottino, la mappa venisse scartata o esplodesse il server, riceverete comunque un po' di fama e un po' di reputazione. Altre aggiunte per la Season 5 sono delle migliorie alla qualità della vita e infatti abbiamo la possibilità di sussurrare agli altri pirati vicini usando il megafono al contrario. Avremo i fuochi d'artificio, puramente estetici, e i razzi di segnalazione che, se sparati dal cannone, illumineranno il cielo per un periodo di tempo e saranno super utili sia per avvisare membri dell'equipaggio scesi su un'isola, sia di notte per illuminare le isole e quindi anche eventuali scheletri ombra. Sono arrivate le scialuppe con i cannoni mobili, che risentono parecchio del rinculo della cannonata, giustamente, ma che se ormeggiate sulla nave vi daranno un cannone extra con un raggio di copertura maggiorata, fornendo così un secondo cannone allo sloop e un terzo al brigantino, così da avere un cannone per ogni membro della ciurma, evviva! Inoltre la scialuppa si può attraccare ambo i lati, quindi se dovete affiancare una nave nemica che ha la scialuppa con il cannone, attaccatela dal lato dove non è rivolto ovviamente il cannone della scialuppa. Tra l'altro ora si può zoomare premendo il fuoco secondario mentre si è al cannone. Lo sapevate? Sapevatelo! Potete ora sedervi sulle sedie, panche e altre parti della nave, potete dormire nei letti e rigenerare punti vita nel mentre e potrete anche svegliare chi dorme a son di secchiate d'acqua. Geniale! Ci saranno ora persino dei ratti che, se imbarcherete acqua in stiva, correranno verso i piani superiori, avvisandovi così che qualcosa sotto coperta non va per il verso giusto. Tra l'altro sono anche disattivabili nelle opzioni per tutti coloro che non amano i ratti. Avrete la possibilità, a livello 5 della season, di sbloccare l'emote Lancia il dado, con i quali fare sorteggi o scommesse assurde con i vostri amici pirati, come facciamo noi in live, ovviamente. È stata aggiunta finalmente, grazie a Odino, la possibilità di svuotare i barili molto più velocemente se si interagisce con essi mentre si ha una cassa di stoccaggio in mano, velocizzando moltissimo la spesa di risorse presso gli avamposti e le varie isole. Sono stati aggiunti i gabbiani per evidenziare dove si trova il loot che dropperanno Kraken e Megalodonte una volta sconfitti, e inoltre il loot del Kraken resterà a galla finché l'evento non sarà concluso e solo dopo partirà il timer dei 6 minuti circa, terminato il quale inizierà ad affondare come sempre. Parlando dei nemici, tra l'altro, fantasmi e scheletri che verranno uccisi mentre impugnano armi da fuoco dropperanno sacchette di munizioni che potrete usare per ricaricare la vostra arma senza dover tornare sulla cassa di munizioni della nave. Usate questa info preziosa a vostro beneficio, mi raccomando.
Infine, su alcune isole particolarmente vaste, sono state aggiunte leve, ascensori, passaggi segreti per poterle esplorare e attraversare più velocemente. Ma non vi spoilerò dove, che vi ho già detto troppo. E con questo si conclude il super recap di due season in una. Grazie per essere arrivati fino alla fine del video e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti. Venite a trovarmi anche sui miei social e sul canale Discord. Come sempre, non mi resta che augurarvi buon divertimento, gamers. Alla prossima!